Mondo di sport, un'agenda per ricordare tutti gli eventi sportivi in programma già nel prossimo anno. Sì, un'agenda che di fatto parte dal mese passato, nel senso che abbiamo iniziato a lavorarci qualche mese fa e quindi ci sono anche degli eventi già trascorsi. È un'agenda che racconta lo sport che richiama turismo in questa città fino a quasi tutto il 2014. L'obiettivo però ambizioso sul quale sto lavorando è quello di mettere insieme tutte le varie associazioni di categoria, i vari albergatori, ristoratori che lavorano in questo territorio affinché diano delle agevolazioni importanti alle società sportive che spesso e volentieri, volontariamente organizzano eventi in questa città. Sono eventi che non solo allietano e sono importanti per il mondo sportivo, ma lo sono anche per la crescita turistica e quindi economica della nostra città. A proposito degli eventi sportivi, si chiude il 2013, il tuo primo anno da assessore. Ripercorrendo questi mesi, ti viene in mente magari l'evento sportivo che ti ha coinvolto maggiormente o comunque ti ha colpito di più in questi primi mesi, insomma, di questo tuo incarico? Ma guarda, accettare un evento sportivo mi risulta assai difficile perché da maggio a oggi ho girato tutta la città, tutte le strutture, tutti gli eventi possibili e immaginabili, dal taekwondo e calcio. Quindi citarne uno sarebbe sbagliato per gli altri. Posso dire con assoluta convinzione che ho approfondito la conoscenza di una città che è veramente straordinaria dal punto di vista dell'offerta sportiva, delle attività sportive, della promozione dello sport stesso, da chi lo fa volontariamente appunto a chi lo fa in maniera professionistica. Una città che è straordinaria da questo punto di vista e che deve vedere il comune in prima linea nel sostegno, non solo economico, perché il momento è quello che è, forse in altre maniere come quello che sto presentando stamattina. Chiudo l'anno, credo, in maniera sufficientemente positiva, annunciando un progetto importante che va nella direzione di sostenere appunto le società sportive.